ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Siamo qui di nuovo su Rise Son of Rome. Vi ho tagliato un pezzettino, diciamo. Vi ho messo direttamente la parte in cui attacchiamo il forte e barbaro, la roccaforte e barbara. Così vi siete persi tutti quel cazzo di giri di parola, come si potrebbe dire. Perché alla fine dovevate ammazzare, andare avanti, ammazzare, andare avanti finché non siete nella roccaforte. Quindi andiamo lì, ragazzi. Dobbiamo andare indietro. Andiamo su continua campagna. Eccoci, ragazzi, vedete. Adesso dobbiamo buttare giù le roccaforti, come potete vedere. Una pergamena. Ok, perfetto. Perché stai cambiando duello? Sulle scale, via! Eccoli qui, ragazzi! Cosa fai, eh? Bam! 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 Cosa fai? Eccotelo. Aia, che male nella schiena, cazzo, ragazzi. Ma tu devi far male, porca puttana. Mamma, aia, in faccia. Questa cosa è vero, ragazzi, che facciano abbastanza male, eh. Alla catapulta. Veloce, veloce, la catapulta. Andiamo, 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 andiamo. Questa è una palestra. Vamos, raga. Vamos, vamos, vamos. Dai. Io. Ah. Ok. Ok, ragazzi, non sono io che devo manovrare. Oh, cazzo. Come... Ah, ok. Ragazzi, vediamo come usare questa cazzo di balestra. Questa è una figata, ragazzi. Mamma. Minchia, ragazzi, sono più figa queste armi di migliaia di anni fa. Cioè, di migliaia di anni fa, no. Però non lo so. Sono più belle queste armi antiche. Piuttosto... Già finito. E tranquillo. Come li uccido i barbari? Se me li indichi, cazzo! Ma che cazzo? Ah, eccoli. Ah, sento un qualcosa di... Ah, ecco. Avvertimento di gruppo. Mio amico Andrea. Andrei ad aspettare 2 secondi perché sto facendo un video, porca puttana. Oh yes! Cosa fai, eh? Ah! Ed è che la finiamo, ed è che la finiamo! Prenditelo! Sì! E ovviamente gli avversari, i suoi compagni rimangono a guardare mentre il suo compagno muore. Minchia. Tu hai rotto il cazzo, sei un fottuto assassino, scrivi un cazzo di assassino col cappuccio. Dam! In faccia! Bam! Cosa? Non bloccarmi queste cazzo di scene! Vieni, 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 vieni! E tu, rotto il cazzo, eh? Ai, rotto il cazzo! Cazzo di assassino! Ancora! Ma non so difendermi a sti cazzo di attacchi, vero? Eva! Eva! Prendita, cazzo! Sì! Tu hai rotto il cazzo, veramente! Non è che i romani sono veloci. Vieni! Bello, non sa difendersi, cazzo. Cioè, 2 attacchi ti dà il cazzo e ti devasta. Mi sta scappando. Tagliato. A fette, ragazzi. Tu devi mollare quel cazzo di scudo e combattere. Olè. Ti è piaciuto? Mi molli. Mi molli! Oh! Scoccare! Scoccare! Non mi sentono, ragazzi. Vabbè, lo scocchiamo in questo modo. Grazie, ragazzi. Bam! In faccia? Bam! No! È finito. No! È mio compagno, perché è morto? I capezzoli argentati, ragazzi! I capezzoli argentati! Fantastico. Fantastico. Sei uguale. Ecco, tu sei sempre il pezzo di merda classico. Che... No, minchia, siete proprio delle merda, cazzo. Barbari del cazzo. Andrea, 2 secondi. Porca puttana. No,
non ce la faccio, ragazzi. Così non ce la faccio. Ah, mi spaccano il culo. Dai. Cazzo di assassi. Mi spaccano il culo, ragazzi. Così è impossibile. Cioè, sono 5 contro 1 e soprattutto ce ne sono 3. Sono 3 specie di carro armati che sono una bestia. Buh. Vabbè, proviamo ancora a buttarli giù. Ce la farò, ragazzi. Non è quello il problema. Devo solo prenderci un pochettino la mano. È difficile cliccare velocemente A, B, C, A, B, X e Y perché è un casino. No, neanche le frecce aiutarmi, ovviamente. Questo qua è il più forte. Il più forte per modo di dire, ragazzi. C'è capezzoli argentati, non lo so. Non so se sia oro bianco o argento. Però è fantastico, fa troppo ridere. Questo qua. Incarrotto i coglioni, tu! Prendemi alle spalle, pezzo di merda. Dai! E non schiva, porca troia! Oh! Aia! Ma guarda, siete dei pezzi di merda! Poi i miei compagni ovviamente si fanno... Dai, mica, non schivi, porca troia! Dai! Oh, va! E non lo ammazza. Minchia, hai rotto il cazzo. Ti piace? Eh? Vai. Fuori dal cazzo. Non riesce a schivare proprio, ragazzi. Ma stronzo. Grande. Sì. Devo scappare. Ah, siamo rimasti solo io e te. Adesso ti inchiappetta a sangue, brutto stronzo. Capezzolo d'argento, vieni. Credici, zio, che mi prendi. Minchia, brutto coglione. Ti piace? Ah, sì, sei troppo lento, mi dispiace. Ah, poi devi morire, l'hai capito? No! No, te la prendi! Sì! Prendila in faccia! Adesso ti manca la coltellata finale! Stronzo nel capezzolo, sì! Perché lui è il più forte di tutti! Catapulta a fuoco! Via! Cazzo, ragazzi, cazzo, sì! Bam! Troppo... Ma ragazzi, questo gioco è fantastico! Ma cazzo, guardate le legioni romane! Sì! Siamo entrati, ragazzi! Guardate quanto cazzo siamo! Guardate quanti cazzo siamo! Ecco come distruggere i barbari! Siamo i più forti! La 14ª regna, ragazzi! Grandi! Ok, dai! Allora, cosa facciamo ora? Vediamo il filmato, ragazzi, cosa succede? Ah, un figo lui. Marius! 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 Che cazzo? Ah, questa è cosa. Ovviamente scompare. Quell'aura dorata scompare. Sì, c'è le allucinazioni, dai, tranquillo. Non guardare così, c'è le allucinazioni. Dai, sta arrivando a coso. Non mi ricordo come si chiama. Comandante! Eccolo qui. Dai. Minchia, super ornato lui. Oggi abbiamo perso soldati e ufficiali valorosi. Marius, hai dimostrato di saper comandare.
Hai ottenuto il rispetto degli uomini. Quindi, prendi questo elmo e indossalo. Legionari! Salutate il vostro nuovo centurione! Marius! Cazzo, ragazzi! Ora calmate! Tranquilli, raga! Sentite! Sapete cosa attendervi da questi barbari? Una razza di carogne rabbiose che lotteranno con le unghie e con i denti. Ma loro ancora non sanno che cosa li aspetta. Roma è la civiltà! Roma è l'ordine! Roma è potere! E qui fuori noi siamo Roma! Così si incitano, ragazzi, le truppe. Così! Cazzo. Ah, un soldato romano, sembrerebbe. Cazzo? Ah, un soldato. Comandante, i barbari di Re Oswald marciano su York. Il generale Commodo e la Sesta Coorte li hanno ingaggiati. Di loro non abbiamo notizie. Ormeggiate le navi rimaste e scaricatele. Preparate gli uomini. Andiamo, dai. Vai in marcia per York! Che bello. Dai, ok. Siamo arrivati? Sì. Sì, dai. L'avanzata okay. Settentrionale. Abbiamo questo filmato. È stata sfiancante, rallentata dagli scontri con queste tribù incollerite. Roma ha portato pace, benessere e prosperità in queste terre. Pace infranta da una ribellione dilagante. Ah, ok, ok. Ora, finalmente, siamo giunti in prossimità del focolaio della rivolta. Lì dove regnano Re Oswald e la figlia. Ehi, la figlia... Sicuramente lui ci farà un pensierino alla figlia, scommettete? Sto presentimento! Ah, ok, siamo passati ai paesaggi di Connor ora, ragazzi, tra alberi. Adesso vedete, Marius che si arrampica negli alberi. Grandi, ragazzi. Che figata, cazzo. Blocchiamo qui, ragazzi, perché ovviamente dovremo lasciarvi con la suspense del prossimo episodio. Vediamo se farlo subito o meno. Blocchiamo. E quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. È durato anche poco, dai, 15 minuti, ragazzi, alla fin fine. Quindi spero che quindi il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella, ragazzi.